E ti chiedo subito questo, dopo una prima parte a Perugia, perché Modena? Come mai Modena? Beh, quando ho ricevuto la chiamata del Modena ho subito detto sì, perché sembra, diciamo, semplice, è una società che c'ha storia, che c'ha seguito, è una tifoseria calda, importante, e quindi ho visto il progetto e ho subito detto di sì. Senti, quanto ha inciso, se ha inciso, la presenza di Mister Tessera, che ti conosce molto bene. Sicuramente è stato un tassello in più per dire sì, e con il mister ho già lavorato un anno a Pordenone, mi sono trovato bene, abbiamo fatto una stagione importante e quindi spero di poter fare lo stesso qua. Senti, se abbiamo capito bene, il tuo contratto è legato anche a degli obiettivi, dei risultati. Allora ti chiedo in maniera generale qual è il tuo obiettivo, il tuo personalissimo obiettivo e anche quello di squadra. Immagino che tu sia arrivato per dare una mano in chiave salvezza. A quello certamente sono arrivato qui per dare una mano, ma il mio obiettivo è proprio questo: mettermi a disposizione della squadra e del mister che mi ha voluto e della società per dare il mio contributo al meglio. Ti chiedo come sono andati questi primi giorni, sei appena arrivato, il primo impatto col gruppo. E, beh, allora, i primi giorni sono stati un po' movimentati perché ho dovuto fare la trafila delle varie visite. Però col gruppo è stato un buonissimo impatto, conoscevo già qualche compagno, è un gruppo comunque molto unito e mi hanno anche detto che sarà facile abituarsi ed entrare, diciamo, nel gruppo, quindi sono sicuro che sarà una bella seconda parte di stagione. Tra questi compagni trovi anche Luca Tremolada nella seconda parte di stagione con te a Pordenone insieme a Tesser, è il re degli assist, speriamo te ne faccia tanti. Speriamo di valorizzare quegli assist perché so che c'è un bel piedino e l'ho già conosciuto a Pordenone, quindi abbiamo già una buona intesa. Spero di poter concretizzare quello che lui avrà da servire. Ti chiedo se sei già pronto per Frosinone, visto che insomma ormai di tornare in campo è un po' il tuo ruolo, visto che se non sbaglio puoi svariare un po' su tutto il reparto offensivo. Beh, per Frosinone, le scelte ovviamente saranno del mister. Io sono a disposizione, mi sono allenato regolarmente, non ho avuto intoppi. E per quanto riguarda il ruolo dove il mister penserà che io sia più utile, mi adatterò, non c'è nessun problema. Posso fare comunque più ruoli, ma rimango comunque sempre una prima punta. Modena l'avevate incontrato quest'anno col Perugia e l'avevi visto? Come avevi visto? Che squadra avevi visto? Avevo visto una squadra che gioca a calcio, che ha delle idee, che si difende bene, è organizzato e soprattutto è molto aggressivo e ha dei giocatori di qualità, oltre che ha dei giocatori di quantità, quindi penso che ci sia tutto per fare bene. Ecco. Oltre a Tremolada, che altri compagni già conoscevi? E Davide, poi vabbè, Falcinelli, ma più che altro per conoscenze in comune, e Magnino. Frosinone l'ha incontrato quando eri a Perugia, che impressione ti ha fatto, che squadra è? Merita il primo posto secondo te? Secondo me sì, è una squadra organizzata, ha un progetto ben chiaro, ha dei giocatori sicuramente forti e di qualità e sarà una partita sicuramente difficile, ma ce la si può giocare con tutte. Questo è l'obiettivo della seconda parte di stagione, penso. Hai un messaggio da lanciare ai tifosi con la speranza di segnare sotto la Montagnana un giorno? Ho solo la speranza di esultare con loro per i gol qui in casa e fuori. Spero, sicuramente farò del mio meglio, questo è poco ma sicuro, e ci vediamo allo stadio.